must confess I love it. Ciao, sono Valerio del coordinamento lavoratori livornesi e niente, dopo la giornata di oggi siamo soddisfatti che comunque la risposta della città è stata importante, un'iniziativa che è partita da basso, da posti di lavoro, da lavoratori, dalle lavoratrici e il dato più importante è che comunque che durante questo percorso abbiamo trovato un sacco di gente che ha avuto voglia di impegnarsi, di volantinare, di fare attività per sostenere appunto l'organizzazione di questo per arrivare alla giornata di oggi abbiamo fatto 20 giorni di volantinaggi a tutti i portoni della città. C'era un volantino, abbiamo distribuito quasi 20.000 volantini tra fabbriche e ci siamo divisi i quartieri di tutta la città, quindi la notizia tutti i giorni in tutti i posti di lavoro si parlava del corteo di oggi. Un dato importante è proprio questo, che la prima risposta della città di Livorno sia nata in maniera totalmente auto-organizzata e questo pensiamo sia un segnale che sul quale dobbiamo lavorare ancora di più, perché comunque sì, oggi siamo riusciti a portare in piazza circa 2.000 persone e penso siano dei numeri importanti per una città come la nostra. Erano diversi anni che non c'era una manifestazione così partecipata e visto anche le condizioni climatiche siamo diciamo soddisfatti di come è andata. Il coordinamento nasce su un principio molto semplice, sulla solidarietà fra lavoratori, che non vuol dire andare fuori dalle fabbriche, attaccare lo striscione, dare una placca sulla spalla e venire via, no, vuol dire essere presente attivamente, supportare il lavoro che fanno le RSU, i lavoratori, perché comunque questo principio deve essere la base di una rinascita del mondo operaio, della classe lavoratrice, perché io mi aspetto, se oggi vado a fianco di un lavoratore della TRV a portargli solidarietà, a dargli una mano, a partecipare attivamente, domani quando sarò io in difficoltà questo lavoratore sia lì con me a sostenere la mia causa. E su questo principio tante forze sindacali o politiche, persone che si conoscono, ci hanno detto ma sai, voi andate lì, attaccate lo striscione, però che proposte fate, che risposta politica potete dare a questo, diciamo, a questa situazione di crisi cronica. Secondo noi la solidarietà è una risposta politica forte, perché comunque per una ricomposizione del mondo del lavoro, dei lavoratori, della classe lavoratrice, di tutti quei precari disoccupati che girano d'intorno, è la priorità è questa qua, perché oggi, come dicevo prima nell'intervento, ci sono un sacco di vertenze, negli ultimi anni pensiamo a quante vertenze ci sono state nella nostra città e nella migliore delle ipotesi che quali vuole la TRV tenga tutti i 450 lavoratori a lavorare, che l'ENI continui a produrre e non si perde neanche un posto di lavoro, non è che abbiamo vinto, non abbiamo vinto niente, siamo rimasti fermi, comunque è una situazione grave. Cooperative sociali dove le lavoratrici perdono 5,16 € l'ora, precari, disoccupati, la nostra città ha un 45% di disoccupazione giovanile, è un dato certo, e ci sono mille situazioni risolte, lavoratrici, i voucher che ti chiamano la sera per entrare la mattina dopo, ci sono mille situazioni che non è che io vincendo una singola vertenza si riesce a invertire la tendenza, qua bisogna fare un lavoro lungo che riparta dalla base, che dia partecipazione e protagonismo diretto dei lavoratori per riuscire ad avere quella competenza per ribaltare i rapporti di forza che oggi sono pari a zero. Diciamo che noi nella nostra iniziativa, come oggi, abbiamo chiesto a tutti di partecipare senza bandiere perché è quello che sentiamo, nei posti di lavoro c'è un disagio verso le organizzazioni, c'è un disagio generale verso tutto quello che è una struttura gerarchica, perché di fatto oggi tutte le organizzazioni lanciano dall'alto, dettano le linee dall'alto e poi vogliono che i soldatini, diciamo, eseguano gli ordini. E per questo noi non abbiamo avuto un grande rapporto con le organizzazioni sindacali, nel senso che noi abbiamo invitato tutti a partecipare perché comunque il lavoro è un problema di tutti, però ci siamo organizzati autonomamente chiedendo l'adesione all'RSU e non alle organizzazioni sindacali e non alle forze politiche. Quindi di fatto le organizzazioni sindacali guarderanno con interesse questo percorso, perché oggi abbiamo visto anche diversi sindacalisti di lungo corso
a questa manifestazione, abbiamo apprezzato che comunque hanno accettato quella che era la nostra iniziativa. Infatti oggi se avete visto il corteo c'era solo bandiera del coordinamento lavoratori livornesi, però di fatto il nostro percorso è un percorso diverso che non deve scontrarsi, perché comunque sia secondo noi il valore del sindacato è un valore primario, è la base della forza del mondo del lavoro, però sono due strade penso parallele. Noi non siamo in grado e non vogliamo gestire direttamente le vertenze, perché sicuramente non abbiamo le competenze, poi perché non è il nostro obiettivo. Noi vogliamo lavorare sulla base, sui lavoratori, per riuscire a far sì che quando c'è una vertenza si smuova tutta un'intera città a sostegno di quella vertenza, e poi chi seguirà a tavoli dovrà essere bravo a farsi forza con tutte le persone che saranno sotto a manifestare, a presidiare o comunque sia a fare qualsiasi iniziativa. Tu che il metodo concertativo sia arrivato alla fine, perché se non si avvicina, che questa è la fase di alzare totalmente il livello del conflitto, facendo blocchi, alzando anche quella che è l'attenzione di ordine pubblico, perché comunque non si può più pensare che questi vengano a chiudere la fabbrica nel silenzio totale. Cioè, oggi c'erano ragazzi dell'Agenzia Espressi, il servizio postale, 29 persone a casa da un giorno all'altro. A TRV è arrivato lettere direttamente dalla sede centrale di dare le dimissioni autonomamente. Cioè, e quale può essere il rapporto di forza di oggi? Zero. Oggi bisogna sicuramente modificare totalmente quello che è il conflitto, perché qualsiasi governo in questo momento attuale faccia delle leggi, qualsiasi iniziativa sicuramente porterà un arretramento sempre di più dei lavoratori, del mondo del lavoro. Niente, questo più o meno penso sia quella che è la situazione attuale. Le RSU hanno risposto in maniera importante, c'è stata un'adesione di una trentina di RSU circa, e è andato importante, perché comunque fa vedere che se un RSU vuole anche la sua autonomia riesce a mantenerla. Un RSU è in grado di indire uno sciopero, cioè ha una forza immensa. Soltanto negli ultimi anni le RSU hanno sempre tutto avanza. Secondo me c'è un problema di base, che c'è una mancanza totale di formazione proprio del delegato, delle persone che sono nelle fabbriche. Le nuove generazioni purtroppo non sono più in contatto con la vecchia guardia, i sindacalisti, come dire, con quelli bianchi che negli anni 70-80 riuscivano a fare conquiste importanti. Quindi di fatto c'è bisogno di iniziare un percorso totalmente diverso, alzando ma di molto il livello del conflitto, perché penso che così non si riesca più a ottenere niente, oppure solamente le briciole. Cioè.